Cari fratelli, cari sorelle, il Signore sia con voi e benvenuti alla sera di questo giorno, oggi sabato 6 gennaio. La Santa Chiesa festeggia la solennità dell'Epifania ogni 6 gennaio. Ancora oggi ci propone tre bellissime letture. La prima lettura di oggi dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, i versetti 1-6. La seconda lettura di oggi dalla lettera di San Paolo a Efesini, poi il Vangelo odierno dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, 1-12. Prima di dormire oggi, riprendiamo il Vangelo odierno che ci racconta la visita dei magi. Primi stranieri, pagani, gentili, a venire a Gerusalemme per adorare il Figlio di Dio, il Messia, il nostro Salvatore. Intanto, riprendiamo il Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo, gloria a te, o Signore. Nato Gesù a Betlemme, di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dove è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Le risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino. E quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo. Udito il re, e si partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva. Finché giunse, si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero il ritorno al loro paese. Parola del Signore, lodate o Cristo. Abbastanza lungo anche il brano. Matteo 2, 1-12. Carissimi miei, questa è la nostra festa, è la nostra solennità. Perché anche noi siamo, o veniamo fuori da Palestina, da Israele. Questi magi rappresentano tutti quelli che vengono da fuori Israele, dalla Terra Santa, perché furono i primi stranieri gentili a vedere e adorare il Figlio di Dio nato, il Messia. È la nostra festa. È strano però che finora Erode non aveva sentito la nascita di Gesù fino all'arrivo oppure alla visita di questi magi. È strano, stranissimo, carissimi. Betlemme non era molto lontano da Gerusalemme. Era quasi 5 miglia. Non era molto lontano. Ma guardate, questi magi vennero da Oriente. Quanti chilometri avevano fatto questi prima di giungersi a Betlemme? Prima a Gerusalemme, poi in seguito a Betlemme. Ma Erode, che era molto vicino, non aveva sentito la nascita di Gesù. Soffermiamoci stasera su questi due. La prima, i magi. Chi erano? La seconda, il motivo della visita. Siamo venuti ad adorarlo.
stasera soffermiamoci su questo. Prima, i magi. Chi erano i magi? Abbiamo sentito, come ci dice, che erano sacerdoti orientali, oppure un tribù dal Medio. Alcuni dicono erano astrologi. Ma la parola mago nel Nuovo Testamento che cosa significa? Io ritengo che occorre soffermare sulla parola nel Nuovo Testamento. Questa sera, questa è la mia meditazione. Secondo ciò che dice il Nuovo Testamento, il parola mago nel Nuovo Testamento ricorre 6 volte, 5 più 1, 6 volte. Poi nell'Antico Testamento, nella Bibbia greca, cioè il 70, 2 volte, nel libro di Daniele, il secondo capitolo, ci andiamo noi lì a vedere la parola mago, che ricorre nel plurale maghi. Prima, 6 volte nel Nuovo Testamento, 4 volte in Matteo, il brano che abbiamo sentito, e 2 volte nell'Atti degli Apostoli, il secondo volume di San Luca, Atti 13, 6 e 13, 8. In Atti 13, 6, 13, 8, la parola ha un significato peggiorativo, o un significato negativo, perché era un falso profeta che veniva. Questo mago, nei Atti 13, 6, era un falso profeta, un giudeo, e si cercava di distogliere, di opponere la fede. Cercava di distruggere la fede del proconsole che voleva credere la predica di Paolo e Barnaba. Intanto sentiamo Atti 13, 6, 8. Questo mago, falso profeta, perché lì 2 volte già, ma sempre senso peggiorativo, significato peggiorativo o negativo. Sentiamo, carissimi miei. Attraversata tutta l'isola, fino a Paffo, vi trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Jesus. Addirittura portava anche Jesus, Bar Jesus, figlio di Jesus in aramaico. Bar Jesus, ma era un falso profeta e mago. 13:6. Poi 13:8. Sentiamo. Questo è Elimas. Questo mago, che cosa fece? Ma Elimas, il mago, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole della fede. Allora, nel senso, ciò che abbiamo sentito ora, stiamo ascoltando, nel Nuovo Testamento 2 volte, questo mago è uno, rappresenta uno, che cerca sempre di distogliere la fede, di distruggere la fede. Si oppone a Dio, si oppone a chi predica, si oppone a chi evangelizza. Un mago. La parola mago nel greco può rappresentare un mago, la magia, un mago, o indovino, l'indovino, o incantatore, o charlatan. Charlatan. Ma la Chiesa dicono che questi erano doti sapienti, questi magi che vengono da Oriente. Ma vi propongo un'altra meditazione stasera. Da ciò che abbiamo già sentito, Atti 13:6, questo mago cercava di opporre, di distogliere la fede, di distruggere la fede di una persona. Cioè non credeva nel vero Dio, o non li conosceva, non lo conosceva. Ora ritorniamo nell'Antico Testamento, prima di soffermare di nuovo sul Vangelo di Matteo, ciò che abbiamo sentito, Daniele 2. Il re Nabucodonosor di Babilonia fece un sogno e lui non capiva. Che cosa fece questo re? Chiamò a sé tutti i magi del suo regno, tutti gli indovini, tutti gli incantatori e i caldei. Chiamò i magi. Daniele 2:2, gli indovini, gli incantatori e gli caldei, a spiegare i sogni. Questi vennero e si presentarono al re e gli disse loro: ho fatto un sogno e il mio animo si è tormentato per trovare la spiegazione. Rivelatemi questo sogno. Com'è possibile? Tu devi dire il sogno per ricevere la spiegazione.
Ma questo re chiedeva, gli chiedeva di spiegargli il sogno, sia il sogno e la rivelazione. Non era possibile. Sentiamo Daniele 2:10, la risposta di questi magi caldei e indovini. I caldei risposero davanti al re: non c'è nessuno del mondo che possa soddisfare la richiesta del re. Difatti, nessun re, per quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile a un mago, un indovino o un caldeo. La richiesta del re è tanto difficile che nessuno ne può dare al re la risposta, se non gli dei, la cui dimorava non era tra uomini. I magi nell'epoca non potevano spiegare il sogno, né indovini, i cantatori, i caldei. Ma sentiamo, verso la fine, Dio suscitò un giovane ebreo che si chiamava Daniele. Sentiamo. Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza. È stato portato al re. E questo giovane che faceva il vero culto, adorava il vero Dio, gli spiegò il sogno. Rivelò il sogno e la spiegazione. Perché Daniele adorava il vero Dio. Gli altri non potevano spiegarli. I magi, gli indovini, gli incantatori non potevano spiegare, perché con la magia non si può conoscere il vero Dio. Daniele non praticava la magia. Daniele non era un indovino, non era un incantatore. Daniele adorava il vero Dio. Daniele non era come quello mago negli Atti 13:6, quel Baal Jesus che cercava di distogliere la fede, di distruggere la fede. Daniele adorava il vero Dio. Ora ritorniamo al motivo della visita nel brano del Vangelo di oggi, la visita dei magi. Quegli magi: siamo venuti ad adorarlo. La parola tradotto qui, adorare, carissimi miei, nel Vangelo di Matteo è bellissimo. Nel greco originale significa un atto di venerazione compiuto gettandosi a terra. Atto dovuto, secondo la concezione greca, agli dei. Secondo la concezione orientale, anche a uomini di rango elevato, soprattutto ai re, la venerazione. Tutte le volte che questa parola ricorre, si trova, molte volte nel Vangelo di Matteo, è sempre esclusivamente davanti a Gesù. Vi presento queste spiegazioni. Nel Vangelo di Matteo, la parola tradotto qui, adorare, significa un atto di venerazione compiuto gettandosi a terra. E tutte le volte, tranne Matteo 4:9, quando il diavolo nella tentazione domandò da Gesù di inginocchiarsi, di adorarlo. Oltre a queste, tutte le volte in Matteo, l'adorazione si fece davanti a Gesù. Chi fa questa adorazione? Chi cercava un aiuto? Carissimi miei, nel mio avviso, questi magi si sono venuti a cercare un aiuto. Che aiuto? Di sapere, di conoscere il vero Dio. Il mago in Atti 13:6, quello falso profeta, non conosceva il vero Dio. I magi in Daniele 2:2 e 2:10 nell'Antico Testamento non conosceva il vero Dio, per questo motivo non potevano spiegare il sogno di Nabucodonosor. Questi magi che vennero da Oriente avevano bisogno, cercavano un aiuto. Che aiuto? Di adorare il vero Dio, di fare il vero culto. Questa è la mia spiegazione oggi per la solennità di Epifania. E vi spiego, perché tutte le volte quando ricorre questa parola, adorare, chi si presenta si inginocchia davanti a Gesù. Sentiamo Matteo 8:2. Un lebbroso si presentò e gli supplicava, inginocchiandosi. Matteo 8:2. Poi Matteo 9:18.
il capo della il capo che veniva chiamato Gairo, li supplicava gettandosi in ginocchia. Supplicava Gesù perché venisse lui a guarire il suo servo. Poi Matteo 15:25, una donna pagana, Cananea, si gettò a piedi, adorando Gesù, e lo supplicava di venire a risuscitare la sua figlia che era morta. Matteo 8:2, 9:18, 15:25. Poi Matteo 14:33, quando Gesù aveva calmato le onde sulle acque, tutti quelli che si trovavano nella barca lo adorarono. Il lebroso in Matteo 8:2 cercava un aiuto alla guarigione. Il capo in Matteo 9:18 cercava un aiuto. Questa donna pagana, Matteo 15:25, cercava un aiuto. Quelli che si trovavano nella barca cercavano l'aiuto di Gesù di calmare le onde. Matteo 20:20, le donne alla tomba si inginocchiavano per adorarlo. Cercavano aiuto, cercavano di vederlo. Infine, Matteo 28:17, i discepoli, dopo la risurrezione di Gesù, lo adorarono. Carissimi miei, se questi magi vennero a adorare, significa che avevano aiuto. Che aiuto? Cercavano di adorare, di fare il velo curto. Allora, questi giorni ci siamo invitati a fare il velo curto. Ho prolungato il mio discorso solo per arrivare a questo punto, fare il velo curto. Purtroppo questi giorni ci sono alcuni cattolici cristiani che praticano la yoga, anche se nel 1989 il vescovo italiano ha scritto che alcuni elementi della religione orientale non si sono adatti per noi cristiani. Carissimi miei, la yoga non è solo un esercizio fisico, eh? Ascoltatemi bene. La yoga è parte, forma parte della religione orientale indù. Allora, se tu vuoi fare la ginnastica, tu devi capire il tipo di yoga che fate, o fate voi, o fate. Quelli che vanno ad ascoltare alcuni seminari sulla yoga è incompatibile con la fede cristiana. Queste non sono le mie parole di sacerdote ghanese africano, no. Sono le parole dei nostri vescovi. Un cristiano non può praticare sincretismo, la fede cattolica cristiana, con altra religione, no. Se fate così, diventate come questo falso profeta, questo mago. Questi magi vennero a fare il vero culto, a adorare Gesù, cercavano aiuto. All'inizio di questo anno siamo invitati a cercare il vero Dio, a fare il vero culto. Fare il vero culto, carissimi miei. Fare il vero culto. Potete andare a leggere questo documento dei vescovi italiani contro queste pratiche. La Chiesa Cattolica ha già parlato del tema. Nella lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana del 1989, la Congregazione per la Dottrina della Fede, pur non condannando espressamente la yoga, dichiara al numero 12 che bisogna essere prudenti con le pratiche dei metodi orientali ispirati dall'induismo e dal buddismo. Queste proposte, altri analoghi di armonizzazione tra meditazione cristiana e tecniche orientali, dovranno essere continuamente vagliate con accurato discernimento di contenuti e di metodo per evitare la caduta di un pernicioso sincretismo. Al numero 14 invece il documento spiega come l'idea che gli esseri umani si riconoscano una unica coscienza cosmica divina sia in contraddizione con l'insegnamento della Chiesa. 1003,
Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha pubblicato un documento intitolato Gesù Cristo, portatore dell'acqua della vita, che descrive lo yoga come una delle molte pratiche del New Age che diventa difficile da conciliare con la dottrina, la spiritualità cristiana. Sentite, carissimi. Sentite. Ho prolungato questa meditazione stasera, ma è molto significativo che conoscete questo. Allora, preghiamo, aggiungiamo alcune intenzioni. Al solito, vogliamo ringraziare il Signore per il dono di questo oggi, di questa solennità. La settimana finisce con questo oggi. Rendiamole grazie a tutti noi per il dono della vita, il dono della vostra bellissima fede, la vostra pazienza, anche nei momenti difficili. Rendiamoli grazie. Ascoltaci, oh Signore. Carissimi miei, preghiamo per tutti quelli che sono diventati schiavi del New Age, schiavi della sostanza, di alcune pratiche che si contrappongono alla fede cristiana. Alcune pratiche che opprimono l'uomo e non potevano liberarsi, perché mediante la nostra intercessione Dio li liberi tutte queste persone. Per questo preghiamo. Ascoltaci, Signore, a favore di questi che sono diventati schiavi degli alimenti. Preghiamo, carissimi miei, per tutte le famiglie che sono anche diventate schiavi, perché si sono abbandonati la fede, quella pura. Perché all'inizio di questo anno il Signore li illumini tutte queste famiglie. Per questo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi stessi, perché non chiudiamo il cuore nostro, la vita nostra, al vero Dio, il nostro Messia. Apriamoci la nostra vita alla sua presenza e ai suoi doni. Per questo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo perché tutto questo anno il Signore ci illumini di adorarlo andando in chiesa come formalità. Ma il Signore ci spinge, ci illumini a rendergli omaggio anche in chiesa. Ascoltaci, oh Signore. Infine chiediamo il suo bacio santo. Signore, dacci tutti noi il tuo bacio santo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Facciamo il velo corto. Perché i magi dopo si sono andati via un'altra strada, dopo aver scoperto